Le note potete sentirle, sono quelle di uno dei temi musicali più famosi di Ennio Morricone, quello che ha accompagnato C'era una volta in America di Sergio Leone. Il minuto di silenzio per il maestro, il compositore scomparso all'età di 91 anni, con le squadre che sono già in campo e insomma in questo stadio vuoto, Via del Mare, davvero emozionante sentire forse uno dei temi musicali più belli della storia del cinema. Buonasera, buonasera da Daniele Fortuna e da Antonio Ognoni, che grazie all'assistenza tecnica di Giuseppe Alizzi vi racconteranno Lecce-Lazio, che è la partita che apre la 31esima giornata del campionato di Serie A, la 12esima di ritorno. Quasi uno spareggio soprattutto per la Lazio, che non può più perdere terreno dalla Juventus dopo la sconfitta con il Milan, è scivolata a meno 7 in classifica. Le ambizioni di Scudetto passano anche da qui, dal Salento. Dall'altra parte invece la rincorsa verso la salvezza del Lecce, che ha sempre perso da quando è ricominciato il campionato, però è lì ancora a giocarsela al terz'ultimo posto, appena 2 punti di distanza dalla Genoa. Lazzari va via, la sua velocità, mette il pallone in mezzo, si coordina immobile, la conclusione centrale, blocca a terra senza troppa difficoltà il portiere del Lecce Gabriel, completo verde per lui, però la Lazio subito ha spinto sulla destra e è arrivato il cross, è arrivata una conclusione che poteva essere più pericolosa da parte di Immobile. La tecnica di Saponara per Mancosu, 3/4 di campo, Mancosu corre il sinistro, rete! Gran gol di Mancosu, del capitano del Lecce, dalla distanza, dal limite dell'area, va a trovare lo spazio sotto alla traversa, stracoscia, sorpreso, battuto, il Lecce è subito in vantaggio. È il terzo minuto, Lecce 1, Lazio 0, per Mancosu il 12esimo gol in campionato. Va a rivedere tutto invece Maresca, evidentemente c'è stata una segnalazione dai due direttori di gara al VAR, che sono Abisso e Fiorito, su una irregolarità commessa probabilmente forse dal Lecce, almeno presunta, durante l'azione del gol. Sì, forse un controllo con il braccio, piuttosto evidente, in effetti c'era sfuggito in diretta, ma Mancosu si aiuta con un braccio larghissimo. È probabile che il gol a questo punto, mi spingo un po' avanti, venga annullato. Vediamo qual è la decisione dell'arbitro. No, non è così, calcio di punizione, gol annullato, era evidente il tocco con il braccio di Mancosu, che vanifica poi un gol spettacolare, meraviglioso, non sa assolutamente dove guardare Fabio Liverani, perché il Lecce qui è stato sfortunato, però il controllo con il braccio era piuttosto plateale. Vediamo se la Lazio riesce un po' a riorganizzarsi e sta per commettere un errore a Caicedo, rete! L'errore di Gabriel su un rilancio e la Lazio passa in vantaggio, e questa volta il gol dovrebbe essere regolare. Che errore la difesa del Lecce, si mette le mani tra i capelli il portiere Gabriel, un rilancio sbagliato proprio sui piedi di Caicedo, che trova la porta facilmente e dà un possibile 1-0 per il Lecce. Siamo passati nel giro di 2 minuti al vantaggio della Lazio, Lecce 0 Lazio 1, siamo arrivati al 5° minuto. Saponara mette il pallone in mezzo sul secondo palo in uscita, qualche difficoltà da parte di Stracoscia, pallone che finisce di poco sopra la traversa, è andato con il pugno Stracoscia, qui ha anche una comunicazione sbagliata con i compagni di difesa, arriva Calderoni, non riesce a inquadrare la porta, il pallone scavalca però veramente di poco la traversa e va a toccare la parte esterna della rete, occasione per il Lecce, 16°. Lazio sì, però, che deve cercare comunque di chiudere il prima possibile questa partita in vantaggio, per 1-0. Immobile va via, intanto Immobile tutto da solo, Immobile era di rigore, questa volta Gabriel si salva in uscita, Gabriel riesce a chiudere lo specchio della porta, l'attaccante della Lazio lanciato a rete quasi in scivolata, qui ha capito tutto Gabriel, è andato bene con il corpo, ha aspettato fino all'ultimo Immobile che Gabriel si buttasse, che scivolasse, però poi alla fine è stato più bravo, ha vinto il duello il portiere del Lecce, protagonista in negativo in occasione del gol segnato da Caicedo, del gol dell'1-0. Poi ancora Mancosu che va a scambiare con Donati, la triangolazione, Mancosu ad aggirare, Leiva che resta lì, Falco, lato corto dell'area di rigore, qui Babacar, rete!
rete. Questa volta il gol dovrebbe essere regolare con il numero 10 del Lecce, Falco, che se n'è andato via sulla destra, ha messo il pallone in mezzo solissimo. Babacar, dobbiamo dire, è riuscito a colpire il pallone di testa indisturbato, a mandare il pallone alle spalle di Stracoscia. 31esimo, il Lecce pareggia, Lecce 1 Lazio 1, ha segnato Babacar. Azione pregevole della squadra salentina, davvero bella la manovra sulla destra del numero 10 giallorosso, che ha preso palla, è andato sul fondo e poi ha crossato in maniera morbida per Babacar, che tutto solo nel cuore dell'area non ha avuto difficoltà a depositare in rete. Attenzione a Lecce che recupera il pallone, complice una disattenzione della Lazio, deve intervenire in scivolata Patrick, che ha commesso però fallo di mano. E allora vediamo qual è la decisione dell'arbitro, se è calcio d'angolo o calcio di rigore, ma l'arbitro mi sembra che abbia indicato il dischetto, è proprio così, perché Patrick in scivolata ha colpito il pallone con il braccio. Lazio aveva perso il pallone, Patrick va in scivolata sull'arrivo di Calderoni. Calcio di rigore per il Lecce, altro momento fondamentale della partita. Ci dovrebbe essere lo specialista lì sul dischetto a battere il capitano. Mancoso, l'espressione incredula da parte di Patrick, come a dire non ho toccato il pallone con il braccio. L'arbitro non ha avuto dubbi, però non ha avuto nemmeno bisogno di andare a rivedere l'azione. E intanto c'è Mancoso sul dischetto, calcio di rigore per il Lecce, Lecce 1 Lazio 1. Quando siamo arrivati al 47esimo, Mancoso contro Stracoscia. Per Mancoso, il capitano del Lecce, beh, adesso forse sì, c'è il VAR che sta dicendo qualche cosa, e VAR alla fine, e alla fine c'è VAR, alla fine l'arbitro ci ripensa, allargano le braccia quelli del Lecce, non c'è pubblico, però si fanno sentire i dirigenti e probabilmente i parenti dei giocatori del Lecce. Sarebbero gli addetti ai lavori, ma evidentemente c'è qualcuno che nonostante tutto, nonostante sia accreditato, si sente libero di dire, di protestare. Calcio di rigore, ti chiedo scusa Antonio, ha confermato la decisione l'arbitro, calcio di rigore, ha indicato il dischetto dopo aver rivisto lungamente le immagini, ha preso questa decisione, se ne parlerà, non era un rigore nettissimo, dobbiamo riconoscerlo, però Platinea magari ha visto tante immagini, ha trovato l'inquadratura giusta che l'ha fatto propendere verso questa decisione. Calcio di rigore Lecce 1 Lazio 1, siamo arrivati al 50esimo, il recupero sarebbe quasi scaduto, probabilmente ci sarà ancora da recuperare. Intanto c'è il calcio di rigore per il Lecce con Mancoso sul dischetto contro Stracoscia. Mancoso la rincorsa, guarda negli occhi quasi il portiere, maglia, tiro altissimo, resta lì Stracoscia e Mancoso alza il pallone, non si capisce bene che cosa volesse fare il capitano e il rigorista infallibile fino a questo momento del Lecce. Una breve rincorsa che è stata anche interrotta, poi è arrivato lì molto indeciso, ha alzato questo pallone, lo ha alzato troppo, Stracoscia era rimasto lì immobile, pallone altissimo sulla traversa, occasione dilapidata dal Lecce. È stato bravissimo Stracoscia a non muoversi e non gettarsi, perché Mancoso finora ha potuto contare sull'anticipo del tuffo del portiere avversario e ne aveva realizzati 8 su 8. Infallibile, primo rigore stagionale sbagliato da Mancoso, che ha perso probabilmente il tempo della rincorsa quando ha visto che il portiere non si gettava, quindi disorientato dal mancato movimento di Stracoscia ha fallito clamorosamente. Attenzione intanto con Mancoso che va a sfiorare la traversa e forse c'è stata anche deviazione, è così, c'è stata deviazione su questa conclusione dalla distanza da parte di Stracoscia, che va a toccare il pallone, lo manda oltre la traversa, quindi decisivo in questo caso il portiere della Lazio. Riparte subito bene il Lecce, così come era successo nel primo tempo con questa conclusione dalla distanza con il destro, forse una deviazione anche di Acerbi e poi il tocco da parte del portiere della Lazio, il calcio d'angolo che viene battuto, colpo di testa e questa volta non c'è niente da fare perché c'è la rete, c'è il gol del 2-1 del Lecce con Luccioni che
che stacca di testa indisturbato e porta in vantaggio il Lecce. Lecce 2, Lazio 1, è il secondo minuto della ripresa, segnato Lucioni. Terzo gol stagionale per il vice capitano del Lecce, che si ripete dopo Sassuolo, dove aveva artigliato il gol del pareggio. Qui invece gol del vantaggio, e ancora una volta che Lecce, che parte fortissimo come nel primo tempo quando con Mancosu si era portato in vantaggio, lo rifà in questo secondo tempo. Milinkovic ha tolto l'area di rigore, Luis Alberto sbaglia tutto, pallone altissimo sulla porta, difesa da Gabriel, con Luis Alberto con il corpo troppo all'indietro, questo destro che finisce alto sulla traversa, eppure aveva spazio il giocatore spagnolo della Lazio. Maier poi in mezzo, Falco che cerca lo spazio per il tiro e sbaglia, perché alla fine consente a Parolo di prendere posizione. Arriva anche Petriccione dalla distanza, pallone che termina leggermente largo rispetto alla porta di Stracoscia, che comunque controllava la traiettoria di questa conclusione. Luis Alberto, lo slalom bello a vedersi, poi ancora più in avanti Immobile, Caicedo, la respinta da parte di Gabriel, ma c'era la posizione di fuorigioco da parte di Immobile sul passaggio in profondità di Luis Alberto. Poi è arrivata l'assistenza per Caicedo, la conclusione potente, non troppo angolata, la risposta efficace questa volta di Gabriel. C'è Luis Alberto, gioco di gambe, la finta, se ne va via, rasoterra, e poi la conclusione alta sulla traversa. È andato via all'altezza del limite dell'area di rigore e c'è stata anche la deviazione di Gabriel. Ci sarà calcio d'angolo per la Lazio in proprio Luis Alberto, perché adesso la Lazio deve ricorrere anche all'estero dei propri giocatori migliori, di quelli più tecnici. Uno di questi è proprio Luis Alberto ed è stato decisivo l'intervento di Gabriel. C'è il gol salvato proprio sulla linea, però dal Lecce, sull'azione di calcio d'angolo da Petriccione, mi sembra, va Mancosu. Farias sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, poi la conclusione Stracoscia e il Lecce non riesce a segnare con il pallone che termina sul fondo. Bravissimo Stracoscia qui sulla deviazione sotto porta da parte di Mancosu, poi è arrivato un altro giocatore del Lecce a cercare di ribadire in porta, ma il pallone è terminato sul fondo. Il lavoro di Farias ottimo in mezzo, in scivolata Mancosu, poi Maier non è riuscito a trovare la rete. Intanto il Lecce però va ad attaccare, Farias, conclusione, pallone sull'esterno della rete, deviazione però. Altro errore di Gabriel, è fortunato questa volta perché riesce a recuperare il pallone. Qui è andato a servire Lucioni, l'ha colpito sulla schiena perché Lucioni era girato dall'altra parte, è arrivato Immobile. Questa volta è stata una conclusione anche probabilmente errore inaspettato e impossibile anche per Ciro Immobile, che è andato alla conclusione debole verso la porta, è riuscito a recuperare la posizione Gabriel e a bloccare. Ma altro errore, viene servito invece in mezzo il regista offensivo, cioè Luis Alberto, così sta ricoprendo questo ruolo in questo finale di partita. De Canie, e questa volta si riscatta Gabriel perché manda il pallone in calcio d'angolo su un colpo di testa ravvicinatissimo, centrale, potente. Sì, l'unica colpa del ragazzo della Lazio è stata quella di non essere riuscito ad angolare questo colpo di testa, ma era un colpo di testa molto violento, ravvicinato, e questa volta c'è stato il riflesso da parte di Gabriel, che è anche finito a terra. Gabriel, nel bene e nel male, rosso diretto per un giocatore Patrick della Lazio, evidentemente qualche protesta di troppo. Patrick va via, sì. E dunque Lazio che resta in 10. Patrick va via senza dire nulla, un morso forse, un morso, sì, è arrivato l'intervento VAR, un morso accennato o meno, comunque un morso durante una discussione con Donati, e poi grazie al ricorso alla tecnologia è stato segnalato il comportamento del giocatore della Lazio all'arbitro Maresca, dai due al VAR, Visso e Fiorito, dunque espulsione, rosso diretto. Ancora Milinkovic a cercare lo spazio per il cross basso per Caicedo, gira in mezzo Immobile, non trova il controllo del pallone proprio lì all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Il Lecce allontana, ma anche qui la Lazio ha sprecato. Lucioni con il piatto all'indietro per Gabriel, il momento difficile di Gabriel. Adesso il Lecce che vede la vittoria, il portiere che sbaglia, manda il pallone direttamente in fallo laterale, consente alla Lazio forse di avere l'ultima possibilità
in attacco per pareggiare, per cambiare il risultato di questa partita. Colpo di testa e Gabriel si supera e manda il pallone nel calcio d'angolo. Incredibile, la Lazio stava veramente arrivando al pareggio, colpo di testa e Gabriel si è tuffato, è riuscito a toccare il pallone, l'ha mandato nel calcio d'angolo. Un errore e una prodezza per Gabriel, mi sembra la sintesi della partita. Ha salvato la porta del Lecce veramente dalla beffa proprio al 54esimo su colpo di testa. Lecce 2, Lazio 1, ma si gioca ancora un calcio d'angolo, poi un altro, ancora Cataldi dalla bandierina di destra. Luis Alberto va a parlare con l'arbitro, forse chiede qualche cosa, o il recupero, oppure chiede conto di qualche cosa che è successo lì nell'area di rigore della Lecce. Si fa mima, uno strattone alla maglia Luis Alberto, e allora forse c'è anche un consulto VAR in corso. E invece è finita e il Lecce batte la Lazio 2-1 e vanno tutti ad abbracciare Gabriel, che è stato l'autore della prodezza proprio all'ultimo secondo, che ha salvato la porta del Lecce. Quasi commosso il portiere brasiliano della formazione di casa riceve l'abbraccio di un compagno, il bacio. Il Lecce batte la Lazio 2-1.